Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui per parlare finalmente di Leviathan EX 1. Finalmente sono riuscito a portarmela a casa, dato che per me, a differenza di tanti altri giocatori, non avendo Red, o comunque avendo Red ma non avendolo potenziato e comunque non avendolo portato su né di livello né anche per quanto riguarda le armi, ho avuto qualche difficoltà. Ho dovuto arrangiare e studiare un team diverso che fortunatamente mi ha dato comunque degli ottimi risultati, potendo sfruttare soprattutto le armi secondarie. Infatti ho fatto un team che ovviamente mi premia avendo pullato Zac, quindi sfruttando praticamente due Arcanum tuono anziché uno solo con due support, e cercare di essere il più offensivo possibile, mentre in un modo o nell'altro si cerca di comunque curare, buffare e tutto quello che bisogna fare contro Leviathan. La X2 in realtà ho un team pronto che sulla carta mi consente di poterlo battere, solo che purtroppo, dovendo utilizzare Red necessariamente, posso utilizzarlo, ma sia le sue armi sia tutto quello che è legato a Red purtroppo un pochettino deficita, e quindi non riesco a stare al passo, e delle volte purtroppo sono costretto a quittare perché appunto vengono eliminati subito i perni della mia squadra, e quindi non si può fare nulla. Per quanto riguarda invece la X1, il team che ho utilizzato è questo. Un team che, come potete vedere, sfrutta sia Zac che Cloud come Arcanum elettrici, però se notate bene abbiamo la possibilità di aumentare la difesa fisica con la difesa magica con Cloud, curare con Matt e abbassare l'attacco magico con Zac, mentre Matt fa anche il lavoro infame di abbassare la resistenza a tuono di una tacca alla volta. Sì ragazzi, perché appunto ho sfruttato il Thunder Breach al posto ovviamente di un Red che con il Seaside Collar o una Yuffie con una qualsiasi arma possa ridurre più velocemente la resistenza del tuono. Quindi E che potesse fondamentalmente permettermi di essere un po' più veloce. Qui i danni comunque sono buoni, riesco comunque a fare dei buoni danni e quindi posso permettermi di procedere anche un po' più lentamente. Per quanto riguarda la formazione nel dettaglio, ovviamente abbiamo Zac con il nuovo setup Electro Arcanum, con la Twinkling Star come seconda arma per abbassare l'attacco magico di Leviathan e anche la difesa fisica, quindi avere due effetti positivi in un colpo solo che mi consentono di essere molto più aggressivo. Ovviamente spada Arcanum, spada e costume Arcanum tuono della nuova collab di Monster Hunter, e la Limit invece non utilizziamo Summon in questo caso, ma utilizziamo tutte le Limit di terzo livello, quindi tutte le nuove Limit che si ricaricano molto in fretta e che quindi ci consentono di poter stoppare le fasi di Leviathan. È una strategia che io solitamente non faccio perché non mi piace. Vorrei comunque portare delle guide e vorrei comunque portare in generale Ever Crisis in modo pulito, anche perché il cancellare le animazioni è un po' come cheatare. Magari non tutti sono d'accordo, c'è chi sfrutta ovviamente tutti questi escamotage per portarsi i risultati a casa. Io, se riesco, evito sempre, ma in questa occasione, dato che parto svantaggiato anch'io, sfrutto magari qualche cosa, diciamo qualche debolezza del gioco per riprendere quel vantaggio, perché giustamente abbassare comunque la debolezza tuono di una alla volta rispetto a tre in un colpo solo, quindi a tre stack in un colpo solo, ovviamente è una bella differenza. HP alti, altra cosa molto importante qui è aumentare gli HP il più possibile, almeno per i DPS o comunque il DPS principale. Attacco che comunque sia è bassino, ma che ovviamente viene compensato da una buona ability magica, cioè nel senso da un buon boost ability fisico e abilità magica che comunque sia
cioè magica tuono intendo, non magica nel senso di magica, ma intendo di tuono, che mi aiuta comunque nel fare dei bei danni. Zac, fortunatamente, grazie a quest'arma e grazie all'Arcanum, avendo il moltiplicatore di 1.2, se i suoi HP sono più alti, riesce comunque a guadagnare qualcosina, anche se l'attacco è più basso. Infatti abbiamo tutte materie che comunque sia aumentano le stats, principalmente HP, e come sub-weapon invece abbiamo messo tutto ciò che in un modo o nell'altro mi possa aiutare dal punto di vista di difesa magica, di HP e di boost tuono, perché qui comunque qualche boost, soprattutto sui DPS, posso permettermelo, avendo comunque il personaggio centrale, Matt, che mi fa da curatore e tutto, anche da tank, mi consente di poter resistere. Infatti Matt, che è il mio tank per eccellenza, ha qualche HP in meno, perché la cosa importante qui è avere un personaggio, fondamentalmente il tank, con HP inferiori, dato che Leviathan attaccherà singolarmente il personaggio con meno HP. Quindi portatevelo con una buonissima difesa magica, resistenza acqua se potete o se ci riuscite in qualche modo, e ovviamente qualche HP in meno. Infatti il mio Matt ha 11.300 HP, 2.500 di healing che serviranno appunto per il regen che darò con la Bramble e per le cure dirette che dovrò dare con la Prime Number, mentre invece 168 di difesa magica che mi consente comunque di essere abbastanza tankoso. Anche in questo caso materie che ovviamente mi aiutano prettamente per le statistiche, tranne in questo caso il Lightning Breach, che grazie al terzo slot della Prime Number ho possibilità praticamente di mantenere più a lungo il debuff. Questo in che cosa mi aiuta? Questo mi aiuta perché nel momento in cui io metto il debuff, essendo che il debuff dura di più, io posso curare e posso dedicarmi anche a fare altro, mentre il debuff non devo necessariamente rinnovarlo ogni tot. Cura singola ovviamente per le situazioni estreme, e poi la Ruin, in questo caso X, che mi darà una mano appunto nella fase a sigilli. Anche per lui terza limit, per essere più veloce di ricarica e appunto stoppare poi le animazioni di Leviathan, come vedremo nella battaglia. E come sub weapon, in questo caso, come potete vedere, boost healing a più non posso e anche resistenza acqua e HP, che giustamente mi consente di avere un po' più di vita e appunto resistere meglio agli attacchi single target che Leviathan intende farmi. Successivamente abbiamo Cloud, che è l'altro DPS, ovviamente vestito Arcanum tuono con Murasame, che anch'essa fa danni tuono, Bandage Sword invece come seconda arma per avere appunto la difesa magica e proteggermi un pochettino, tutte materie che in questo caso mi aiutano con le statistiche, e anche per lui terza limit Climb Hazard, proprio per ricaricarle in fretta e cancellare man mano le animazioni di Leviathan. Per quanto riguarda invece le sub weapon, lui purtroppo è un po' più carente per quanto riguarda il Lightning Boost, che comunque gli viene fornito dalla Murasame a un numero abbastanza decente, oserei dire, mentre invece qui ho optato per una HP difesa magica che mi porta comunque a 133, che non è affatto male, anche grazie alla Bandage che per l'appunto mi permette di incrementare la difesa magica, e poi ovviamente HP boost ability fisica per riuscire a fare qualche danno in più e appunto avvantaggiarmi per quanto riguarda la prima fase, dato che nella prima fase dobbiamo necessariamente rimuovere tutto il gauge tuono di Leviathan. Infatti boost fisico che è comunque di 6, che non fa schifo, boost lightning 5 che è comunque abbastanza apprezzabile, e il boost abilità fisica di 4 che è molto 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 comodo. Quindi ho comunque la possibilità di poter fare abbastanza danni e al tempo stesso essere abbastanza difensivo. Infatti Zac ha 140 di difesa magica, io cioè con Cloud 133, e poi Matt, che fondamentalmente fa il tank, deve essere un po' più forte. È un team che comunque sia mi ha funzionato, mi ha permesso in certo senso di chiudere la X1. Adesso la commenteremo insieme, perché commenteremo la run, vi dirò tutto quello che ho fatto passo passo, proprio per aiutare magari chi vuole sfruttare questo metodo. Zac e Cloud lavorano benissimo insieme, quindi ovviamente sfrutto quello che il banner crossover mi ha dato per la ricerca di Cloud, che appunto mi serviva la sua arma, che
Overboost 4 va benissimo, ma anche Zac ha deciso di fare capolino e quindi di conseguenza lo prendiamo e lo sfruttiamo come meglio possiamo. Detto ciò, vi lascio alla run, spero che il video possa esservi utile e ovviamente ci becchiamo alla prossima. Allora, eccoci qui con la run di Leviathan. Come potete vedere, io inizio subito a togliere la resistenza tuono piano piano a Leviathan. Con Zac invece indebolisco un po' il suo attacco magico. Qui invece noi subiamo il primo attacco. Non mi curo di in questo caso di rimuovere la difesa magica, cioè il debuff di difesa magica. Preferisco appunto andare dritto per dritto e fare danni. In questo caso ovviamente Matt riesce a tankare in modo egregio, oserei dire. E qui, come potete vedere, curiamo, abbiamo ancora appunto la possibilità di fare danni. Con Cloud e con Zac continuiamo a fare danni, con Matt rimaniamo fissi, immobile, e come potete notare siamo praticamente agli sgoccioli. E qui charge complete, però siamo riusciti praticamente a rimuovere proprio all'ultimo soffio la nostra, diciamo, il nostro malus di Gouge. Qui con Cloud recupero la difesa magica di debuff che avevo preso prima. Ho tutti i personaggi abbastanza curati, quindi sono tranquillo. Metto l'altra difesa magica, aspetto l'attacco e dopodiché organizziamo la seconda fase. Quindi primo attacco che subiamo, pochissimi danni fondamentalmente. Quindi qua adesso Matt inizia a mettere i buff a tutti quanti e qua iniziamo a giocare un po' con le animazioni. Quindi ogni volta che Leviathan fa il suo attacco, io invece faccio la limit per, diciamo, resettare un attimo la sua animazione e guadagnare qualche danno in più. Perché come potete vedere Leviathan non passa alla fase successiva se prima non effettua l'attacco. Quindi io a questo punto ne approfitto, faccio le limit che si ricaricano più in fretta proprio per cancellare questa sua animazione, guadagnare ATB e ovviamente fare danno, perché è un'occasione per incrementare il danno. Qui vedete anche Matt ha preso la sua limit, quindi anche in questo caso faccio la limit di Matt, cancello l'animazione di Leviathan e come potete vedere riesco praticamente a fare qualche danno in più. Qui necessariamente entriamo nella seconda fase perché non possiamo fare altro. Con Cloud faccio un altro piccolo danno e qui ufficialmente seconda fase, dove bisogna appunto breccare i sigilli. Con Matt do il buff della Bramble in modo tale che possono avere praticamente regen. Poi qui non cambio neanche stance perché comunque gli HP che recupero sono di più di quelli che mi vengono tolti, quindi posso gestire tranquillamente la situazione senza bisogno di fare nulla. Qui le limit non le uso semplicemente perché appunto dobbiamo breccare i sigilli e dobbiamo essere il più veloce possibile, quindi è un'ottima occasione anche per recuperare le limit. Qui invece ovviamente andiamo a breccare i sigilli e non c'è molto da dire perché dobbiamo appunto breccare i sigilli. Non cambio neanche la stance come sempre perché vedete gli HP che recupera Matt sono veramente molto molto alti, sono più alti rispetto a quelli che perdiamo, quindi me lo posso permettere. Sigillo X già completamente andato, quindi io vado con il Lightning Breach giusto per avere un danno neutro fondamentalmente, perché X avrei praticamente sprecato tutto. Qui abbiamo breccato, quindi nel momento in cui abbiamo breccato io pompo i miei DPS, tanto la resistenza tuono è già stata inflitta, difesa fisica down, attacco magico down, quindi siamo praticamente in comando in questa fase. Siamo quasi a metà HP, qui come potete notare parte l'attacco di Leviathan single target, quindi di nuovo limit per cancellare l'animazione. Ogni volta che questi attacchi vengono fatti si possono cancellare le animazioni proprio grazie alle limit, quindi qui è possibile comunque il fatto, vedete, di curare Matt perché recupero un po' di ATB. Qui ancora il boss cerca appunto di farmi danno, ma io utilizzo un'altra limit e quindi ritardo l'attacco di Leviathan permettendomi appunto di ottenere altra ATB.
mentre ovviamente i miei, diciamo, personaggi continuano a lavorare indipendentemente, quindi riesco comunque ad accumulare barra TB e farli lavorare in modo indipendente. Di nuovo cancelliamo praticamente tutto e qui invece stavolta subisco l'attacco, ma ho abbastanza barra TB per curare direttamente tutti, non ho bisogno di curare il single target perché posso gestirla. Qui invece vedete altra fase a sigilli, io ovviamente ne approfitto per abbassare in questo caso la resistenza del tuono di Leviathan. Vedete, cerco di portarla il più basso possibile perché comunque qui ci sono pochi sigilli. Qui invece cancello l'animazione perché preferisco appunto avere degli HP decenti per entrare nella fase break, curare senza cambiare stance e quindi riuscire a mantenere un DPS alto. Quindi qui alleviamo tutta la resistenza del tuono, qui abbiamo i sigilli che ormai sono praticamente spaccati e come potete vedere, utilizzando Zac e quindi cancellando l'altra animazione di Leviathan, sono praticamente sicuro di poter breccare il boss, e breccare il boss mi consente di arrivare, vedete, con un buon ammontare di HP direttamente alla fase di break. Fase di break, come sempre metto il buff offensivo a tutti quanti i miei personaggi e qui come potete vedere adesso Cloud e Zac lavorano benissimo per riuscire a fare più danno possibile e togliere fondamentalmente subito la barra di Milestorm. Quindi tolta la barra di Milestorm sono tranquillo in questo momento perché so di aver fatto appunto tutto e qui diciamo parte un altro debuff di difesa magica. Qui mi distraggo un secondo, non riesco a stoppare l'animazione e quindi Matt purtroppo mi viene colpito, quasi shottato, perché non ho proprio fatto in tempo a curarlo. Qui vedete cerco di utilizzare la limit, la utilizzo, però ancora Matt non si è curato perché l'animazione di Matt non mi ha permesso di curare. Quindi qui ovviamente facciamo la limit, cancello l'animazione, io con Matt cerco di curarmi, sono già pronto con Zac come potete vedere nel fare l'altra limit e temporeggiare il più possibile per permettere a Matt di curarsi. Solo che un errore qui ragazzi è fatale perché il danno di Leviathan è altissimo, senza considerare il fatto che poi lui si buffi, quindi è un casino. Io qua mi rendo conto ormai di aver perso Matt, anche perché appunto Leviathan si è buffato e quindi vado di rush. Vado di rush perché lui comunque sta caricando, io invece ne approfitto, continuo ad andare avanti, ad attaccare, a fare danno, a sfruttare quel piccolo Thunder Resist Lightning Down, anzi quel Thunder Resist Down che ha inflitto Matt, e qui come potete vedere la ricarica del Tidal Wave è lentissima perché ho tolto tutto il gauge e quindi ho deciso di pushare. Sono andato fino in fondo, ho detto va bene, ormai è morto, non c'è problema perché riesco tranquillamente a togliergli questi HP e infatti come potete notare sono riuscito alla fine a buttarlo giù. Peccato per quella distrazione su Matt che mi avrebbe permesso comunque di sopravvivere e mi avrebbe permesso di portare praticamente una run flawless a casa. Per il momento mi accontento, rank S, siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, quindi direi che per il momento è tutto e ci vedremo successivamente con la X2 che sta per arrivare.